Un mese di dicembre quasi perfetto, tre gare giunte al triplice fischio, due vittorie e un pareggio per il Manfredonia. Al blitz prestigioso di Casarano, fatto seguito al successo interno di mercoledì, ottenuto in rimonta nello scontro diretto con il Gravina. Una di quelle affermazioni da sei punti, insomma, che valgono come valido motivo per sorridere. Dopo che siamo passati in svantaggio il primo tempo, con l'unico errore, secondo me, nostro, poi Manfredonia ha fatto la partita e ha meritato di vincerla e siamo felici. Ma per quanto riguarda il sorriso, vogliamo ridere il 4 maggio con la salvezza in tasca. Il campionato è lungo, complicato, duro, il girone di ritorno sappiamo com'è e quindi vogliamo rimanere con i piedi per terra e aspettare il 4 maggio. C'è una striscia aperta di 6 risultati utili consecutivi per il Manfredonia, che ha perso soltanto una delle ultime 12 partite. Unico neo, il Miramare, che continua ad essere off limits per il pubblico, chiuso ai tifosi anche contro il Gravina. Questo è un dolore per la città di Manfredonia, per i tifosi, per noi, perché giocare senza tifosi è dura, specialmente in casa quando tu devi fare i punti e hai bisogno di essere trascinato dai tifosi. Però devo fare un complimento veramente a questi ragazzi che ci stanno mettendo il cuore, la voglia, la fame, la cattiveria giusta calcistica, e a loro vanno tutti i complimenti, compreso il mister che sta facendo un buon lavoro insieme allo staff e la società che anche non ci sta facendo mancare niente. 20 punti al giro di boa e 12° posto insieme all'Angri. Ora il Manfredonia può davvero ragionare con più ottimismo in chiave salvezza diretta. Dopo la sosta ci sarà un inizio di 2024 molto impegnativo. Subito il Martina al Miramare il 7 gennaio, 3 giorni dopo il secondo tempo del derby casalingo contro la Fidelis, si ripartirà dal 2-0 per gli andresi, poi la capolista Team Altamura al D'Angelo. Un passo per volta però, prima la sfida contro l'11 della Valle d'Itria. E affrontare il Martina oggi secondo me è la più bella realtà, no? Vedere il Martina là sopra, si vede tutto il grande lavoro che ha fatto questa società dall'anno scorso, mettendo delle basi e quest'anno mettendo dei giocatori funzionali giusti nel progetto, e stanno facendo davvero un grande campionato a cui faccio complimenti. Ti ripeto, noi affrontiamo tutte le squadre come se giocassimo contro il Real Madrid. Quindi noi dobbiamo avere la fame sempre, quella voglia e quella cattiveria per fare i punti, per salvarci. Quindi o Martina o Gravina, per noi è la stessa cosa.